vengono un'accelerazione gravissima dei processi di realizzazione in Sicilia, dicevano i Global Hawker, ma la base di Sigonella nei programmi degli Stati Uniti diventerà il grande aeroporto hub per le operazioni di rifornimento aereo, dove far arrivare pertanto tutti gli aerei da trasporto carburante, ma soprattutto diventerà il principale base di supporto della Military Airlift Command, cioè il comando di trasporto aereo, quello che serve a trasportare uomini, mezzi, armi in qualsiasi scacchiere di guerra, anche perché Sigonella si trova sulla direzione nord-sud, pertanto rispetto all'Africa, e est-ovest rispetto al Medio Oriente. C'è un problema che colpisce ulteriormente la Sicilia: stanno lavorando a Niscemi, un'area che sapete essere ad altissima densità mafiosa, una delle aree più violente del nostro paese, stanno realizzando una mega struttura satellitare per un nuovo sistema spaziale che si chiama il MUOS, di cui esistono soltanto tre sorelle a livello mondiale, oltre a quella di Niscemi, una negli Stati Uniti, una è Hawaii, per cui siamo ancora negli Stati Uniti, e una nel deserto africano. Sapete perché nel deserto africano? Perché è una struttura radar che utilizza le microonde che possono generare l'autocombustione, possono generare anche l'autoesplosione delle munizioni, al punto che in passina 2006 la base radar doveva essere installata dentro Sigonella. Quando gli americani sperimentarono e capirono il rischio che poteva far esplodere, che poteva creare problemi al traffico aereo militare, poteva far esplodere i dispositivi d'arma, tra cui alcuni nucleari sospettiamo, all'interno di Sigonella, hanno deciso di spostarla a Niscemi a 140 km. Chiudo su un aspetto, perché molto spesso ci chiediamo perché l'Italia? Perché l'Italia? È una domanda. Cioè, com'è che i Global Hawker non li ha voluti nessuno? Perché? Perché è un pericolo, perché tutti gli aerei senza pilota, dagli Shadow che arrivano a Vicenza, a quelli più grandi come Global Hawker, creano grossissimi problemi al traffico aereo, soprattutto civile. La Spagna li voleva a Saragozza, quando ha capito il rischio ha detto qui in Spagna non li vogliamo. In Polonia, che certamente non è un paese molto più oltranzista, anzi è uno dei più allineati all'interno della NATO, ha detto non lo voglio. In Germania ha deciso di non volerli perché non sono disponibili a regolamentare il traffico aereo dei velivoli senza pilota, perché non è regolamentabile. Arrivano in Italia, la domanda è: ma perché? Perché siamo gli ultimi stupidi della classe, perché siamo i serbi? Io personalmente qualche dubbio inizio ad averlo, forse poteva essere per il passato. Io credo che si è creato un blocco di potere economico, finanziario nel nostro paese, che ha tutti gli interessi per creare i Dalmolin, per creare le aree residenziali per i militari americani perché vivano comodi e si sentano a casa prima delle spedizioni in Afghanistan, di creare gli Aviano 2000 e probabilmente 2010 per creare le grandi Sigonelle e nuove strutture radar che non sono disponibili a ospitare nessuno. Questo blocco di potere c'ha dei nomi. E il paradosso è che i nomi sono sempre gli stessi. Anzi, possiamo identificare che esista quasi, permettetemi, siamo fratelli nella disgrazia, nel senso che esiste una linea di conduzione unica da Vicenza alla Sicilia. Chi sta lavorando a questa mega base satellitare, che è una base che tra l'altro anche questa ha l'obiettivo della guerra nucleare limitata, si chiama Gemmo S.p.A., che è una che sapete essere una società di Vicenza, tra l'altro una società ben quotata che ha iniziato come società nel settore illuminazione, ma che oggi lavora anche al settore di la Gemmo S.p.A. oltre a lavorare a Niscemi nella creazione delle strutture, sta lavorando in tutte le basi USA in Sicilia, perché ha vinto un mega appalto per le operazioni che vanno dal giardinaggio alla pulizia, allo smaltimento dei rifiuti, eccetera, eccetera, eccetera. Di fatto ormai i contractor fanno tutto, gli Stati Uniti non fanno più nulla, affidano la gestione anche la movimentazione dei sistemi d'arma. E l'ha vinto in consorzio con una società statunitense che per la prima volta si affaccia in Italia, ma che non è una società Gemmo, ma è la più grossa transnazionale del settore missilistico, aerospaziale, nucleare che esiste negli Stati Uniti. Cioè quella che di fatto sperimenta nuovi sistemi d'arma, che è quello che fa le operazioni di installazione delle armi nucleari e nuovi sistemi missilistici. Guarda caso arriva in Italia nel momento in cui l'Italia sposa nuovamente l'energia nucleare. La Gemmo ha una particolarità, la Gemmo ha vinto anche un appalto per l'illuminazione del comune di Lentini. Il comune di Lentini, noi conosciamo la base di Sigonella,
ma la base di Sigonella è principalmente nel comune di Lentini. E sarà un caso, ma il comune di Lentini ha votato una variante al piano regolatore, trasformando un'area protetta dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, trasformando 400 ettari in un'area dove si potranno insediare circa 750.000 metri cubi di cemento. La base del Dalmolin, il progetto originario, sono circa 550.000, per cui immaginate. Ebbene, chi ha firmato progetto, chi ha disponibile a mettere i finanziamenti, si chiama Maltauro S.p.A., che chiaramente conoscete perfettamente, che ha partecipato sconfitta alla gara per il Dalmolin, visto che dovevano vincere la Lega delle Cooperative, che poi vince tutto, perché ha vinto Sigonella, ha vinto... Allora, c'è da chiedersi come mai i nomi sono sempre gli stessi, soprattutto se pensiamo che poi la Maltauro, è vero che ha perso a Vicenza, ma ha vinto ad Aviano, gestisce il Parco della Pace qui di Vicenza, perché c'è un progetto anche lì di gestione dei servizi. Di fronte a questo c'è da chiedersi come mai. Allora, abbiamo principalmente imprese vicentine che gestiscono ormai tutti i servizi delle basi USA in Italia e principalmente i grossi progetti di costruzione. Dimenticavo, la Maltauro non è l'unica di questa operazione a Lentini, ha come partner la famiglia Ciancio San Filippo, che non la conoscete, però è proprietaria dei tre quotidiani siciliani, oltre ad essere azionista di minoranza della Gazzetta del Mezzogiorno, che è il quotidiano pugliese, controllare tutte le emittenti private televisive e soprattutto avere i propri figli o i figli dei direttori dei propri giornali nelle sedi RAI ed essere azionista del consiglio di amministrazione dell'agenzia ANSA. Per cui vi rendete conto, quando parliamo di blocco di potere, cosa significa anche dal punto di vista dell'informazione. C'è una cosa, e chiudo, che merita l'attenzione dei vicentini, oltre al blocco di potere, è capire come mai questi che parlavo, la Gemmo, la Maltauro, hanno la caratteristica di essere i soggetti più importanti dell'associazione industriale di Vicenza, che sapete avere un ruolo fondamentale nelle scelte politiche di questa città, soprattutto rispetto al discorso della militarizzazione. Ebbene, esiste un database con tutti i progetti finanziati dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, molto più trasparente del governo italiano. Ebbene, in questo database, unica associazione industriale italiana è quella di Vicenza a ricevere soldi, ossia essere nella busta paga, significa questo, della Jus Hermi. Non credo esista nessun paese al mondo, non esiste nessuna associazione industriale in Italia a ricevere direttamente contributi finanziari in cambio di non meglio per citare servizi. Bene, io ho fatto la somma, e guarda caso questi servizi sono iniziati nel 2004. Dovreste ricordarvi voi cos'è nel 2004 per la base del Dalmolin di Vicenza. Fu prima un appalto di un servizio per $3.277. Nel luglio del 2008 gli ultimi due servizi contratti fatti dalle associazioni industriali per un totale di $17.117. Mi chiedo se l'associazione industriale di Vicenza avesse bisogno. Mi risulta che ci sono le più grandi firme industriali, l'abbiamo detto, mi risulta esserci, e qui chiudo veramente, vi chiedo scusa per la lunghezza, di esserci un industriale, una società industriale che di Vicenza non è. Si chiama Ignazio Messina CSPA, ha sede a Genova, pertanto non è vicentina, e che, basta sapere cos'è, è una delle più grandi società di trasporto navale esistente in Italia. Guarda caso, la Ignazio Messina, e ci sarà una coincidenza, nel 2003 ha ricevuto dal comando americano, questo per i trasporti militari, $16.927.443 di un contratto per il trasporto di armi, munizioni e militari, sicuramente, immaginiamo, direzione Iraq per il conflitto. Di fronte a questi dati, quando sappiamo che poi la Gemmo, e chiudo, ha ricevuto dal 2000 al 2007 $36.840.000 in contratti
direttamente al Dipartimento della Difesa, possiamo renderci conto che il problema militare non è soltanto un problema di scelte strategiche che fanno le lobby degli Stati Uniti, che fa il Pentagono, ma perché evidentemente si è consolidato un patto del cemento, un patto malefico, un patto dannato, che vede due o tre famiglie, perché di questo stiamo parlando, che decidono sulle sorti di questa collettività di Vicenza, ma purtroppo sulla intera collettività del nostro paese.